con molta insistenza il centro sportivo, il presidente, il direttore Zambrotta, ci hanno più volte intimato a mettere le quote nel bilancio comunale, che secondo noi non vanno messe. Non vanno messe perché non sono scrivibili, anche perché abbiamo già vinto anche dal giudice ordinario delle cause inerenti a queste quote. Quindi loro si sono rivolti al TAR per questo. Poi hanno perso al TAR, sono andati al Consiglio di Stato e sono stati sconfitti al Consiglio di Stato. E la soddisfazione soltanto perché abbiamo vinto, perché ci dice che la verità è nostra. Noi l'avevamo già detto prima, in merito anche del nostro ottimo avvocato senatore, veramente bravo, straordinario, perché ne abbiamo avuto, abbiamo fatto molte attività con l'avvocato senatore, ma alla fine ci porta sempre la vittoria. E la soddisfazione soltanto perché abbiamo vinto, perché ci dice che la verità è nostra. Noi l'avevamo già detto prima, che noi non siamo portatori della verità, assolutamente diciamo che la verità sta da noi, però abbiamo detto con tutti i modi che non c'era modo di andare dal giudice amministrativo, perché la competenza non è del giudice amministrativo, e quindi soltanto per aggravare spese sia ai danni del comune di Auletta e sia ai danni al centro sportivo. Quindi noi perdiamo due volte perché dobbiamo pagare i nostri consulenti come comune di Auletta, e perdiamo ancora perché sarà il centro sportivo che deve pagare sicuramente i loro consulenti.